mutazione del virus che ha colpito l'intera famiglia Busso di Mira. I funerali si terranno martedì prossimo nella chiesa di Sant'Ilario di Malcontenta. La terza ondata del virus è arrivata anche in Veneto, così il governatore Zaia che sui vaccini annuncia, gli imprenditori veneti si sono detti disposti a produrli. Sono migliaia in Veneto i cosiddetti lavoratori invisibili, senza occupazione, senza aiuti dallo Stato da questa primavera. Il racconto di uno di loro da Jesolo. Vacciniamo il lavoro veneto. La CISL lancia una campagna di sensibilizzazione perché si renda il vaccino obbligatorio nei luoghi di lavoro per la sicurezza di tante famiglie. L'assessore regionale alle attività produttive esprime la sua preoccupazione sugli affari cinesi a Venezia, monitorata anche dalla Guardia di Finanza. La comunità di Dese è sotto assedio da mesi dei cantieri in assenza di una riqualificazione urbana e di rivitalizzazione economica, la denuncia dell'Associazione Società Civile Veneziana. Occupare i negozi sfitti con opere d'arte che denunciano la crisi in cui si trova Venezia, iniziativa di protesta che sta raccogliendo molte adesioni anche dall'estero. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Apriamo questa edizione con l'emergenza Covid, partendo proprio dal bollettino del pomeriggio relativo alle positività nella nostra regione e in provincia di Venezia. Allora, sono 602 nelle ultime ore i nuovi positivi in Veneto rispetto al report della mattinata. Complessivamente nelle ultime 24 ore si registrano 1.007 nuovi positivi. Per quanto riguarda invece la provincia di Venezia sono 104 i positivi rispetto al bollettino di questa mattina, 210 nelle 24 ore. E oggi il governatore Zaia, nel consueto punto stampa, ha annunciato, ha chiesto la sequenziazione del virus che ha colpito i familiari e sono già stati inviati all'istituto zooprofilattico perché è giusto fare chiarezza su quello che è accaduto. Il commento della notizia della scomparsa a causa del Covid in 18 giorni della famiglia Busso di Malcontenta, padre, madre e figlio. Il dottor Rigoli, ha detto ancora Zaia, che ha già spedito i campioni, assieme ai loro tre c'è un altro caso, un uomo di 48 anni e altri due parenti. Si svolgeranno intanto martedì 26 gennaio alle 15 nella chiesa di Sant'Ilario di Malcontenta i funerali dei genitori di Ivan Busso. Il Veneto sta attraversando la terza ondata, lo ha confermato proprio il presidente Zaia. Domani si saprà se la regione resterà in fascia arancione o verrà dichiarata zona gialla. Zaia ha inoltre annunciato che il Veneto riuscirà a completare le seconde somministrazioni dei vaccini nonostante Pfizer Italia, nonostante i ritardi di Pfizer, ed è intenzionato ad aprire subito anche agli over 75, quindi non solo over 80. Io penso che qui la terza ondata sia arrivata, perché comunque noi abbiamo dato tanto. Il Veneto sta attraversando la terza ondata di coronavirus. Per il picco esponenziale di contagi, per la mortalità e i parametri di ospedalizzazioni in escalation, poco meno di un mese. Un'ondata, dice Zaia, che se fosse arrivata a febbraio avrebbe messo in ginocchio anche il Veneto. Noi abbiamo avuto una concentrazione di ricoveri e di mortalità su un brevissimo periodo, cosa che altri non hanno avuto. E questo è il tema dell'eccezionalità. Una ragione questa per guardare con attenzione alla decisione di domani, quando la nostra regione saprà se sarà diventata gialla o se sarà confermata arancione. Per noi la zona arancione è stata, come si può dire, prudenziale, ma non avente titolo, perché vi ricordo che noi non abbiamo mai avuto in questa seconda ondata, da quando sono state istituite le zone, un colore diverso dal giallo. Nessuna novità invece sul fronte vaccini, con la speranza di tornare a regime con la prossima fornitura Pfizer, che permetterà di allargare, Zaia se lo augura, anche lo spettro della prima vaccinazione alla popolazione. Noi diciamo ultra 80 anni, ma abbiamo chiesto che si faccia ultra 75 anni, in maniera tale che, diciamo,
lo spettro d'azione sia ancora più importante. Da qui, per accelerare la corsa contro il tempo, la disponibilità dichiarata dal governatore di molti imprenditori veneti pronti, pare, a fare la loro parte con l'aiuto della finanziaria regionale. Posso garantire che c'è chi è disponibile. Un passaggio poi sui tamponi fai da te. La sperimentazione del dottor Rigoli è ultimata. I dati a breve arriveranno a Roma. E sempre a Roma, Zaia oggi ha mandato un nuovo messaggio, anche alla luce delle dichiarazioni del Premier Conte sulla riforma dell'articolo 5 della Costituzione. Che sia chiaro che noi non ce la siamo messa via. C'è appena finita l'emergenza, si sappia che noi torniamo in mimetica. E noi non siamo per la rissa, per i casini, ma noi l'autonomia la vogliamo. Poi c'è la crisi economica provocata dalla pandemia e sono migliaia in Veneto i cosiddetti lavoratori invisibili, senza occupazione e senza aiuto da parte dello Stato da questa primavera. Ma ora finalmente qualcosa sembra muoversi a livello governativo. Solo in Veneto sono circa 5.000. Sono i lavoratori invisibili, un esercito di uomini e donne che da quando è scoppiata la crisi del coronavirus non lavorano e che sono stati esclusi da tutti i decreti di sostegno economico emanati dal governo. Si sentono emarginati, abbandonati, discriminati, invisibili per l'appunto. Ellen Grendene è di Jesolo, già rappresentante dei lavoratori del litorale, ha allargato la sua battaglia a tante altre persone in crisi come lei. Io mi batto per portare avanti le istanze e le necessità dei lavoratori a tempo determinato, di varie categorie, non del turismo, e di tutti i lavoratori del turismo che a causa dei vari paletti messi dall'INPS sono stati esclusi dagli aiuti. Inoltre, di tutti coloro che hanno terminato il proprio rapporto di lavoro nel 2019 e non sono stati più ricollocati. Lavoratori invisibili senza aiuti da marzo 2020 è il nome, che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni, di un gruppo pubblico su Facebook che conta già 800 iscritti, che si stanno organizzando per fare massa critica, probabilmente l'unico modo per riuscire a farsi ascoltare da istituzioni che loro vorrebbero solidali verso i più deboli. Non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. Le nostre rivendicazioni sono rimaste inascoltate fino a ieri. Per fortuna una senatrice ha preso a cuore il nostro problema e proverà a portare le nostre istanze alla ministra Catalfo e agli organi competenti. Siamo sicuri del fatto che le cose cambieranno. Vacciniamo il lavoro veneto. La CISL lancia una campagna perché si renda il vaccino obbligatorio nei luoghi di lavoro. Oggi la normativa prevede che la vaccinazione sia un atto, una scelta volontaria della singola persona, del singolo lavoratore, della singola lavoratrice. E quindi non c'è in questo momento la possibilità di obbligare tutti alla vaccinazione. Questo però può avvenire se interviene una norma di legge che, come già succede per tante categorie professionali, rende obbligatorio il vaccino per il Covid-19. Per questo la CISL del Veneto ha deciso di dare vita a una campagna di sensibilizzazione rivolta ai propri rappresentanti e iscritti, denominata hashtag Vacciniamo il Lavoro Veneto. Oltre ad informare le persone, le lavoratrici, i lavoratori e i cittadini sull'importanza della vaccinazione, chiediamo anche alle rappresentanze politiche del Veneto nel Parlamento e nel Governo di adoperarsi perché venga emanata una norma di legge che renda obbligatorio il vaccino nei posti di lavoro. Il sindacato ha chiesto alla Regione di dar via a una campagna unitaria di promozione della vaccinazione. Il Presidente ha dato la disponibilità, ritenendo la proposta positiva e fattibile. Ad oggi però riscontriamo che non c'è stata ancora nessuna convocazione da parte della Regione Veneto, che infatti anche con questa conferenza stampa vogliamo sollecitare. E adesso la cronaca, ad iniziare dalla vicenda che riguarda una 72enne di Mira che ad una settimana dall'operazione al piede si è spento all'ospedale di Mirano, e adesso i familiari chiedono chiarezza. Lo scorso 19 gennaio un 72enne di Mira è stato sottoposto a un intervento di routine al piede, perfettamente riuscito, per problemi legati al diabete. Una settimana dopo gli infermieri l'hanno trovato senza vita nel suo letto d'ospedale a Mirano. Non riuscendo a capacitarsi dell'accaduto, i familiari hanno presentato un esposto per far luce sulla vicenda, rivolgendosi ai legali di Studio 3A. Il 72enne soffriva di diabete mellito, ma era in cura e regolarmente monitorato. Aveva difficoltà circolatorie, gli
arti inferiori, ma non era ritenuto un soggetto a rischio. Poco prima di Natale gli era uscita una pustola al quarto dito del piede. Visitato da uno specialista anuale, è stato dunque inviato all'ospedale di Mirano per l'intervento. Qualche giorno dopo, il 72enne aveva dolori allo stomaco e alle gambe. Tutte informazioni che i familiari hanno appreso per telefono, visto che a causa delle restrizioni non potevano fargli visita, fino al giorno della morte. La moglie e i figli non hanno ricevuto risposte, se non che si è trattato di un arresto cardiaco, di cui la richiesta alla Procura di Venezia di disporre tutti gli accertamenti. Sono stati celebrati questa mattina a Genova i funerali di Elena Cazzaniga, madre del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, scomparsa martedì a 93 anni. A presiedere la messa è stato lo stesso patriarca. In chiesa anche una rappresentanza del patriarcato della città di Venezia e della Conferenza Episcopale Triveneta. E adesso gli affari cinesi a Venezia, situazione già monitorata dalla Guardia di Finanza, ma interviene anche l'assessore regionale Marcato, che dice a questo paese manca un piano industriale strategico. Oltre al danno, la beffa, Venezia, come il Veneto, ma come tutto il paese, stanno già passando un periodo drammatico di crisi economica. Il fatto che arrivi adesso la Cina a fare man bassa dei nostri gioielli è davvero preoccupante. Anche l'assessore regionale alle attività produttive esprime la sua preoccupazione sugli affari cinesi a Venezia, che la Guardia di Finanza sta monitorando grazie alla strategia di studio messa a punto dal comandante regionale, il generale Giovanni Mainolfi. Voglio ringraziare la Guardia di Finanza per il lavoro straordinario che sta facendo. Noi abbiamo anche una convenzione con loro proprio per tutelare le aziende, le nostre imprese, e li voglio davvero ringraziare perché fanno un lavoro straordinario. Secondo l'assessore Marcato, quello che manca è un piano industriale. Se noi avessimo un piano industriale, avremmo identificato gli obiettivi da raggiungere e le modalità attraverso le quali raggiungere quegli obiettivi, e quindi avremo anche degli assi strategici. Perché questo è importante? Perché in Germania o in Francia, che hanno i piani industriali e hanno deciso ciò che è importante e ciò che non è strategico per il loro paese, quando c'è un'aggressione da parte di un fondo estero, da parte di un'azienda estera, anche da parte delle criminalità organizzate, il sistema paese fa quadrato attorno a quell'azienda perché è strategica per il paese. Noi, non avendo un piano industriale, di fatto non sappiamo che cosa è importante e che cosa no. E di fronte all'aggressione o della criminalità o di un fondo o di un'azienda straniera nei confronti di una nostra impresa, il paese non fa quadrato. Quindi questa è una necessità assoluta. In tal senso la regione si è già attivata. Stiamo lavorando proprio per questo, per aiutare le nostre imprese a difendersi da queste aggressioni. Ci stiamo mettendo risorse, ci stiamo mettendo tempo, perché io credo che sia una responsabilità enorme, una irresponsabilità quella di non fare baluardo di fronte a queste aggressioni che sono francamente intollerabili. Occupare i negozi sfitti con opere d'arte che denunciano la crisi in cui si trova Venezia, anche ma non solo a causa del Covid. È la singolare iniziativa di protesta che sta iniziando a raccogliere adesioni anche dall'estero. È un'iniziativa che abbiamo messo in campo per cercare di reagire al magone che ti viene a camminare per le calli e per le vie di Venezia. Gualtiero Dall'Osto è un mascherer veneziano che assieme al pittore Giovanni Pulze ha lanciato l'idea. L'iniziativa si chiama Off On, presenze e assenze, e si propone di riutilizzare i negozi sfitti di Venezia come spazi per esposizioni artistiche, trasformandoli in luoghi di riflessione, di denuncia e anche di provocazione su quella che è la realtà di Venezia. È una desolazione, un disastro. Le attività sono chiuse, botteghe e attività che stanno morendo, e il problema è più antico di quello che sembra, non è legato esclusivamente alla pandemia,
ma dei problemi che ci trasciniamo da anni e che non vengono risolti per quanto riguarda in particolare l'artigianato artistico. Non si tratta di un'operazione commerciale. Chi partecipa, proprietari di locali sfitti o artisti, lo fa a titolo gratuito per lanciare il segnale di una città che almeno in una sua parte non si arrende alla crisi, allo spopolamento e alla turistificazione. In uno dei due negozi che per ora hanno aderito all'iniziativa, di fronte a quella che fu la casa di Goldoni, il dibattito tra chi passa davanti alla vetrina è già aperto. Ma ti rendi conto che fa alberghi? Accade Dio, io fa l'albergo. Ah, al troncheggio io fa un albergo. Perché più alberghi che cese, un'altra idea, più cese che alberghi, adesso più alberghi che cese. Venezia.com ha subito aderito e sostenuto l'iniziativa. Noi siamo orgogliosissimi di aver dato il sostegno a questa iniziativa che noi riteniamo bellissima e utilissima. E vorrei dire che nelle ultime 24 ore dal lancio di questa iniziativa abbiamo ricevuto numerosissime richieste sia di proprietari di fondi che vogliono mettere a disposizione i loro spazi e sia di artisti e artigiani che vogliono usufruire di questi spazi sia da Venezia ma anche da altre parti del mondo. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Obiettivo rischio zero nei cantieri veneziani. Ci si prova a raggiungerlo con un progetto di realtà virtuale multimediale rivolto a studenti e professionisti dell'edilizia. Un progetto di realtà virtuale per insegnare la sicurezza sul lavoro ai professionisti dell'edilizia. Un visore, due joystick e sensori speciali per interagire con filmati reali o ricostruzioni multimediali. Si chiama Rischio Zero, lo hanno promosso il Centro Edili e la Regione e finanziato dagli Spisal delle ULS veneziane 3 e 4. Quando la formazione può diventare un qualcosa di approfondimento pratico e diventa anche giocoso come è questo tipo di esperienza o i laboratori nuovi che abbiamo inaugurato comunque a settembre, dove posso veramente entrare in uno spazio dove c'è del fumo, posso simulare una lavorazione complessa prima di doverla fare, allora cambia l'atteggiamento. Qui dobbiamo capire quant'è l'importante, l'impatto ambientale della sicurezza in un ambiente come quello delle costruzioni, dove da sempre ci hanno marchiati come brutti, sporchi e cattivi. Si investe quindi nelle nuove leve, mettendogli davanti agli occhi delle immagini magari anche impressionanti di possibili rischi e di come evitarli con i dispositivi di protezione. Oggi non sono i grandi cantieri a preoccupare gli Spisal, ma quelli medi e piccoli, dove le imprese edili spesso hanno meno capacità di spendere in sicurezza e prevenzione. Quello che possiamo osservare è che c'è sempre di più un'attenzione da parte di qualsiasi azienda, però chiaramente ci sono quelle che fanno un po' più fatica e altre che invece sono strutturate da parecchio tempo e che quindi riescono a mettere in atto sistemi più articolati. La comunità di Dese è sotto assedio da mesi dei cantieri, è la denuncia dell'Associazione Società Civile Veneziana. Il panificio però è chiuso per le mancanze di elettricità. Lo sapeva lei? No, sono appena arrivato. Dese, 2700 anime, paese della municipalità di Favaro Veneto, da mesi sotto assedio dei cantieri, con la banda ultralarga che ha privato l'intera comunità stamane per ore della corrente elettrica e dell'unico forno presente. Si va a Favaro a Marcon oggi per il pane, manca l'elettricità, l'Enel ha informato la cittadinanza solamente tramite volantini gialli di carta ieri mattina. Ma la fibra ottica è soltanto l'ultimo dei problemi di una comunità che ha visto spesi più di mezzo milione di euro per il completamento del percorso ciclo pedonale, valore 300.000 euro, dove pedoni e ciclisti viaggiano insieme con il rischio di essere investiti gli uni dagli altri. Al solito non senza la Puzzetto alla Fantozzi. E per i lavori della nuova passerella sul fiume che dà il nome al paese, gli altri 300.000 euro. Cantieri avviati lo scorso ottobre e che secondo informativa comunale dovevano essere completati per l'Epifania. Quando si presume finiranno i lavori? Fine febbraio, bene. Purtroppo l'iter edile lo conosciamo bene, non solo a Mestre ma anche in tutta Italia. Purtroppo i lavori eccedono sempre nella lunghezza. Infatti i lavori di Dese, non questo in particolare, ma tutti gli altri, dai marciapiedi alla fibra, eccetera, sono stati continuamente intervallati. Per questo motivo da quest'estate, da agosto 2020, vuoi per il Covid anche per altre cose,
ci troviamo un paese che continuamente è attraversato da bettoniere, da camion e da quant'altro. Ed ecco, secondo progetto, il ponte come sarà quando ultimato. Bello certamente, ma poco utile, dice Quintavalle, rispetto alla riqualificazione di un paese dove nei negozi le scritte vendisi e affittasi si avvicendano nei giorni e dove manca il servizio essenziale di un ufficio postale o di un semplice sportello bancomat. Io ritengo che per l'urbanizzazione, per la manutenzione ci voglia un minimo di piglio, un minimo di metodo e che soprattutto non disagi la cittadinanza. Ed è tutto per questa sera, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. La perturbazione atlantica giunta nelle scorse ore entra nel vivo. Nella giornata di venerdì 22 gennaio avremo un tempo spiccatamente instabile. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto condizioni di forte maltempo con precipitazioni diffuse, vedete, su tutte le province della regione. Da prima generalmente deboli, ma in intensificazione durante il pomeriggio. Attenzione perché localmente i fenomeni potrebbero risultare anche di moderata intensità. Limite delle nevicate a 1100-1400 metri sulle Prealpi, a 800-1100 metri sulle Dolomiti. Forte vento di libeccio. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 2 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra i 6 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà del tutto simile, con piogge diffuse ovunque, a tratti intense e con quantitativi abbondanti. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 10-11 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, lo vediamo ancora precipitazioni diffuse ovunque, un po' per tutto l'arco della giornata. Temperature minime intorno a un grado, massime sui 5 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento, come sempre in compagnia di Antenna 3.